Fabrizio Corona su Fedez, l'ho sentito dopo Belve, divorziano. Intanto i Ferragnez si contendono Paloma. Dall'imminente annuncio del divorzio alla guerra civile per il cane di famiglia. Sembra che le rispettive interviste abbiano peggiorato il rapporto dei Ferragnez. Emergono nuovi dettagli sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, da una fonte famosa ma non così vicina alla coppia, Fabrizio Corona, che dà dei dettagli in esclusiva nel podcast Gurulandia. L'ex re dei paparazzi aveva già discusso ampiamente della separazione, soprattutto dopo aver diffuso la notizia di aver dovuto firmare un accordo in cui acconsentiva a non dedicare più spazio alla coppia nei suoi gossip. Ora è tornato sulla vicenda privata e mediatica circa l'imminente separazione dei due influencer, dando la propria versione, informata dei fatti, a suo dire. A poche settimane dalle rispettive ospitate di moglie e marito a Che tempo che fa e Belve, anticipando un imminente e ufficiale annuncio di divorzio da parte dei due. Intanto la coppia continua a contendersi un importante membro della famiglia. La rivelazione di Fabrizio Corona sulla separazione di Chiara e Fedez. Ospite a Gurulandia, il re dei paparazzi si è quindi lasciato andare a diverse esternazioni sui Ferragnez. Ho sentito Federico dopo Belve. Lui ne è uscito benissimo dall'intervista, ma ci voleva poco dopo il disastro di Chiara Ferragni da Fabio Fazio, che era una non intervista fatta da un non giornalista incapace che non gli ha fatto nessuna domanda. Si sono incontrati e non hanno detto assolutamente nulla, facendo una figura di merda colossale e affossando l'immagine di entrambi. Quindi qualsiasi cosa avesse detto Fedez sarebbe sembrato Umberto Eco. Ora, non è sembrato Umberto Eco, però era troppo facile il termine di paragone. Però ha fatto un grosso errore e gliel'ho detto. Nel momento in cui la Fagnani gli ha chiesto perché non mostrassero più i bambini, lui doveva dire tutto sull'argomento dei figli. Dopo la separazione lui decide di mandare una lettera dall'avvocato e chiede che non vengano più mostrati i bambini vista la situazione delicata e la sua situazione giuridica. Lei viene colta alla sprovvista, ma la loro smania di dare contenuti ai loro profili è che devono continuare a dare un'immagine pulita della loro famiglia, che acchiappa, devono per forza pubblicare i figli. Lo fanno di spalle, ma cosa vuol dire? È un po' una presa per il culo, allora lì Fedez avrebbe dovuto dire, se l'ho chiesto io ma mi sono accorto di aver sbagliato perché tutti e due continuiamo a pubblicarli. Non manca poi la rivelazione clamorosa, poi vi do una notizia. La separazione c'è già stata, ma chiederanno anche il divorzio. Lo chiederanno il prossimo mese, quindi ci sarà il divorzio. Anche il cane è terreno di contesa tra Chiara e Fedez. Dopo morte dello storico cane di Chiara Matilda, la coppia aveva adottato un nuovo amico a quattro zampe, il Golden Retriever Paloma. Fedez, come Chiara, pubblicava spesso scatti e video della nuova aggiunta alla famiglia, ma sembra che dopo essersene andato di casa non abbia più visto la cagnolina che tanto gli piaceva. La sera del 25 aprile ha confermato questo fatto pubblicando sui social uno scatto di Paloma con la scritta, Misio. La cosa interessante è che a non molte ore di distanza anche Chiara condivide un contenuto sul cane, cioè un video di lei che lo accarezza. Molti hanno visto in questo gesto una non tanto sottile frecciatina al marito, della serie, io posso accarezzarla e tu no. Paloma infatti, almeno per ora, resterà in casa con Chiara.